che sono queste. Stiamo vivendo una campagna elettorale molto breve e soprattutto brutta, io la definisco brutta perché spesso e volentieri la maggior parte delle forze politiche continuano a lanciare solo degli slogan e non entrano nei problemi veri e concreti della gente. Visto che la campagna elettorale che noi abbiamo impostato è una campagna elettorale che si basa su delle parole chiare che sono onestà, responsabilità e verità, riteniamo che questi 15 giorni, con il contributo e la presenza di Gianluca e di Silvia Noè, che sono i nostri primi due candidati in lista, ma anche con tutti gli altri amici del territorio, vogliamo essere nelle piazze e nei nostri comuni per poter invece, al contrario, mettere al centro i temi concreti della gente. E anche su questo, oltre che poter cercare di parlare dei temi concreti, soprattutto riuscire a fare delle proposte che siano razionali e che possano continuare a portare avanti questa azione che il governo ha proposto e attuato in questo ultimo anno di legislatura. Nel poter far questo, cerchiamo soprattutto di concentrarci anche su delle tematiche che sul nostro territorio sono fondamentali. Penso alle aggregazioni e alle fusioni di comuni, penso alle tematiche di area vasta, penso a delle nuove proposte di un nuovo welfare che interessano la gente, ma che tutte queste tematiche si depanano da leggi e da regolamenti e da attuazioni che derivano dal governo centrale e quindi dall'azione dei nostri parlamentari che in parte hanno fatto e che in parte faranno nei prossimi mesi, stando all'interno della Camera e del Senato.